questo nuovo video. Non vi spaventate se mi vedete così truccata, un po' aggressiva. Sapete che ogni tanto faccio degli esperimenti o dei lavori da fare o insomma trucchi un po' particolari che faccio per lavoro, lavoro proprio nel senso che faccio al lavoro o per andare al lavoro o per altre cose, insomma. Questa era una prova make-up per un lavoro che devo fare, e, insomma, vabbè, non fateci troppo caso. Perché appunto è un trucco abbastanza aggressivo. Comunque, meglio così che struccata come sono ultimamente. Quindi ci sono stati parecchi video che ho girato completamente struccata. Credo che voi possiate gradire meglio questa divisione, spero. Allora, di cosa parliamo oggi? Come avrete letto dal titolo, ho fatto un piccolo ordine. E parliamo di un'azienda nuova per me e parliamo di Barò, 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 adesso non so bene come si dica, ma credo Barò, visto che ha appunto l'accento. Bellezza naturale 100% made in Italy. Allora, perché ho fatto questo ordine e di cosa si tratta? Allora, io sinceramente non ne avevo mai sentito parlare di questo brand. E quindi sono contenta, visto che comunque non ci sono tanti video a riguardo su YouTube, insomma, mi piace l'idea di portare un contenuto nuovo e di potervi proporre un brand diverso dal solito. Allora, come sono venuta a contatto con questo brand? Su Instagram, perché era giorni che vedevo queste pubblicità, che sinceramente ritengo un po' ingannevoli molto spesso. E in questa pubblicità su Instagram parlava di un omaggio, diciamo, di 50 euro da usufruire appunto sul sito in questione. Dicevo, bah, ma com'è possibile? Ero molto molto titubante riguardo, però ho detto, vabbè, 50 euro non buttiamoli via, proviamo. E quindi ho fatto l'iscrizione. E insomma, ho inserito i miei dati e ho detto, bah, vabbè, al momento non mi era arrivato niente, e invece poi nella posta indesiderata ho trovato appunto la mail dove appunto effettivamente mi avevano mandato questo buono acquisto di 50 euro e quindi sono rimasta anche io, ho detto, ah, ma allora era vero, mi è arrivato e mi ha aperto direttamente il sito dove ho potuto iniziare a guardare un po' i prodotti e farmi un'idea di che brand fosse. E allora, molto interessante nel senso che il concept nasce un po', ovviamente prodotti naturali con principi attivi naturali e in modo particolare utilizzano come principio attivo i polifenoli presenti praticamente nell'uva, quindi nei chicchi d'uva coltivati a Barolo. Quindi mi piaceva anche questo connubio della cosmesi con il vino che io particolarmente apprezzo. E quindi mi aveva un pochettino incuriosito questa cosa e ho detto, bah, sarà un sito sicuro, come saranno i prodotti, ci sarà da fidarsi. Non ero molto convinta perché mi sembrava strano che regalassero così 50 euro e in più vedevo dei prezzi molto alti dei prodotti e quindi non sapevo che cosa fare. Al che sono andata un pochettino a sbirciare appunto su YouTube e da qui che vi dico che non ci sono tantissimi video a riguardo, ma ho trovato il video della mia cara amica Caterina, che saluto e comando un bacione, che mi ha sicuramente risollevato perché ho detto, ah, ok, ma li ha acquistati anche lei e anche lei ha usufruito dello stesso buono di cui sto usufruendo io, quindi questo buono di 50 euro, e ha acquistato diversi prodotti e ci ha appunto detto che si è trovata molto bene. Quindi convinta dal fatto che comunque i prodotti arrivano e che il buono effettivamente era valido e convinta comunque dalla sua opinione, di cui personalmente mi fido, ho detto, ma sì, dai, facciamo anche noi quest'ordine. Come prima cosa sapete che non mi piace spendere tantissimo, quindi ho detto voglio scegliere un prodotto che non sia, come si dice, che non superi troppo i 50 euro, considerando che sono prodotti costosi, perché non mi andava di spendere io. E quindi ho scelto un prodottino iniziale, un siero antirughe, che veniva a 49 euro.
Quindi dico, boh, perfetto, sto dentro nei 50. Il problema è che c'erano le spese di spedizione. Quindi nel momento in cui poi io vado nel carrello e vedo che effettivamente ci sono ben 7,90€, quasi 8 euro di spese di spedizione, dico, però che palle, cioè va bene che non risparmiate 50, però per un solo prodotto che non so neanche com'è. Al che dice, vuoi non pagare le spese di spedizione? Acquista i kit. Ah, furbi loro. Al che ti offrono diverse possibilità. A me ne hanno offerte tre, dicendomi che se appunto aggiungevo altri prodotti, quindi anziché il singolo prodotto, acquistavo un kit contenente quel prodotto più altri due selezionati da loro, potevo non pagare le spedizioni. E avevo a disposizione un primo kit di tre prodotti che costava 19,90€, uno da 29,90€ e uno da 39,90€, se non sbaglio. Al che ho detto, prendiamo quello da 19,90€, anche perché mi è andata bene, perché le cose che mi proponevano con quel prezzo potevano fare per me. Quindi oltre al siero, ho preso l'acqua micellare, un gel micellare e una crema multiattiva per il viso. Quindi ho detto, va bene, ci sta, sono andata un attimino a guardarmi com'erano, che cos'erano, ho detto va bene. Nel momento in cui dico, vabbè, 20 euro, però comunque ho tre prodotti. In più c'era in omaggio, questo già lo sapevo, di partenza, te lo dicevano, il detergente mani, disinfettante mani, che adesso molto in voga, dobbiamo usare tutti per forza, per cui insomma, anche quello molto utile. Quindi erano quattro prodotti praticamente. Dopodiché, altra proposta, e sono furbi, ma mi hanno colpito proprio nel segno, perché mi dicono nello step successivo, volendo puoi aggiungere un altro prodotto, e in particolare era il tonico, che io amo e adoro, a 4 euro e qualcosa anziché 12, e che non lo prendi? Lo prendi. E alla fine praticamente mi sono ritrovata che ho speso quasi 25 euro per però 5 prodotti, spese di spedizione gratuite. Nel giro di poco il pacchetto è arrivato, ho avuto un po' di problemi per insomma, per tutti i vari ritardi di questo periodo, però è arrivato. Nella bella scatolina, tra l'altro, bellissima, perché qua c'è la mappa, c'è la zona del Barolo, quindi veramente, veramente molto carina. E all'interno troviamo tutte le varie brochure, diciamo, esplicative. Questa è la brochure dove appunto è indicato, vabbè, prima di tutto, diciamo, spiegano un attimino i principi dell'azienda, che sono appunto usare esclusivamente fitoestratti naturali, produrre cosmetici efficaci e che la cliente sia soddisfatta o rimborsata. E infatti appunto garantiscono questa cosa, che se danno da provare prodotti per 30 giorni, se poi la cliente non è soddisfatta può richiedere il rimborso. Quindi praticamente sono prodotti, scusate il gioco di parola, nel cuore delle Langhe, che è patrimonio dell'UNESCO, e quindi tra i vigneti, tra le colline, nasce questo connubio appunto tra la bellezza, i prodotti di skin care, la cosmetica e appunto la scienza, anche lo sviluppo di questi appunto estratti. Qua indica anche che appunto i prodotti sono made in Italy, senza alcol, senza vaselina, parafina, parabeni, siliconi, non sono derivati da animali, non sono testati su animali e hanno certificazione BioBasic Europe. Poi qua indica e spiega un pochettino quelli che appunto sono i... è il principio attivo dei loro prodotti, quindi questi polifenoli, che sono degli antiossidanti che si possono trovare praticamente nei semi dell'uva coltivata appunto a Barolo e quindi appunto sono tutti prodotti ricchi di questi polifenoli fortemente antiossidanti. E niente, quindi spiegano un attimino come li producono, senza che mi sto a dilungare. Poi c'è tutta la parte dei prodotti. I prezzi sono veramente veramente alti. Per farvi un esempio, un siero viso Extra Lift, che è un best seller, infatti mi ispirava, costa ben 78 euro per 30 ml, questo qui, e ho detto guarda, magari no. Quindi io
ho sfogliato un pochettino, vabbè, il gel micellare 12, latte detergente 27, il tonico viso 12, questo anche mi ispirava, ma sono 76 euro. Insomma, ci sono diverse cosine molto interessanti, ma indubbiamente costose. Al che dico, vabbè, scelgo il siero rimpolpante, quindi questo qui da appunto 49. Forse è un prodotto magari più adatto a delle signore, visto che è appunto un anti-age. Però, siccome a me danno fastidio le rughe che inizio ad avere e i cedimenti, ho detto portiamoci avanti. Oltre al fatto che era l'unico che aveva quel prezzo che stava sotto i 50, diciamo così. E comunque, vi leggo cosa c'è scritto: Rassoda Compatta Nutri, esclusivo trattamento effetto filler, arricchito con un innovativo complesso multivitaminico e con i polifenoli estratti dai semi d'uva biologica coltivata a Barolo. Giorno dopo giorno stimola la rigenerazione del reticolo di sostegno della pelle grazie all'azione dell'urto, all'azione urto dell'acido ialuronico reticolato. Il miglior alleato quotidiano per rinnovare la compattezza cutanea e rimodellare l'ovale del viso. Quindi appunto ha questa funzione rimpolpante. Ovviamente vi faccio vedere i prodotti. Aspettate, prima magari devo tirare fuori. Ma non è finita, scusate. All'interno del sacchetto, prima di farvi vedere i prodotti, c'era anche questo, che è praticamente un buono sconto di 30 euro per un soggiorno enogastronomico oppure un'autentica esperienza sulle colline delle Langhe, Monferrato e Roero. E molto interessante comunque anche questo, non so quando ne potremo usufruire, però interessante, grazie. E ovviamente poi la ricevuta con vabbè, c'è la carta dei servizi, l'informativo insomma, sulla privacy e l'elenco dei prodotti, anche se non ci sono scritti i prezzi, però vabbè. Me li ricordo io più o meno. E all'interno poi questa graziosissima borsettina dove sono appunto contenuti i prodotti. Allora, partiamo appunto dal primo, che è quello che io avevo scelto per primo, che è contenuto in questa graziosa scatolina che purtroppo poi nel viaggio deve essersi un po' schiacciata, quindi la vediamo un po' schiacciatina, però vabbè, molto comunque elegante, dà l'idea di sì, di un prodotto carino visto così. Aprendo la scatola, devo dire che i packaging di tutti sono abbastanza semplici, però insomma, bellino perché qua c'ha il suo fogliettino che in realtà non ho ancora letto, spiegherà qualcosa, e appunto il siero. Molto molto carino, semplice come packaging, non niente di troppo accattivante, però sicuramente carino. E niente, sono 30 ml e 12 mesi di PAO. Ovviamente, come tutte le cose, sapete che prima di arrivare poi a farvi una recensione ne passerà perché comunque devo testarli e ho tante cose comunque che devo provare. Quindi vado più o meno in ordine in base ai video haul oppure alle scadenze. Soprattutto magari i prodotti biologici che hanno una scadenza specifica, sono quelli che cerco di smaltire prima, quelli che hanno PAO li lascio per ultimi. Comunque questo è molto carino, mi ha soddisfatto, calcolate, cioè se penso di avere in mano un prodotto da 50 euro, oddio, cioè io non l'avrei mai comprato, però avendo avuto questo buono ovviamente ne ho usufruito. Poi mi hanno proposto appunto il kit da 3, quindi quello. Il gel micellare, che appunto costerebbe, vediamo, 12 se non sbaglio, esatto. Deterge, purifica, strucca. Eccolo qui, quindi proprio una consistenza in gel. E allora, le micelle attirano le particelle di sporco e le trattengono all'interno della loro struttura sferica, eliminando trucco, impurità ed ogni traccia di inquinamento senza bisogno di sfregare la pelle. Arricchito con polifenoli da semi d'uva bio di Barolo, antiossidanti e purificanti, e con estratto di rosa canina vitalizzante. Il gel micellare Barò è delicatissimo sul contorno occhi grazie all'aggiunta dell'estratto di fiordaliso e dice efficace anche sul make-up waterproof. Quindi io ho detto, tra il latte detergente e il gel micellare ero molto più incuriosita dal gel micellare, li uso molto di più perché comunque mi strucco, cioè mi faccio sempre anche trucchi belli, come notate, pesanti, mi devo truccare sempre per lavoro, quindi comunque è un prodotto che uso e sfrutto tanto.
Poi l'altro prodotto proposto era questa crema. Allora, questa per esempio non mi piace molto, anche il packaging, vedete che è proprio essenziale, così di plasticona bianca, niente di entusiasmante a vederla così, però l'importante è quello che c'è all'interno, quindi non giudichiamo come si dice, l'involucro, il contenitore anziché il contenuto, ecco. E crema multiattiva rigenerante. E che vorrà dire crema multiattiva? Mi faceva pensare a un qualcosa, non lo so che cosa, qualcosa di che non capivo bene che cosa volesse dire. Però una cosa che mi ha convinto, ovviamente sempre comunque tutti gli estratti specifici, ma anche che fossero 100 ml, quindi comunque un bel boccettone e quindi rispetto ad altri prodotti, sicuramente uno di quelli che per rapporto quantità-prezzo vale di più, perché questa viene 39 euro a prezzo pieno, esatto, ma sono appunto 100 ml di prodotto, quindi un bel po'. Poi io, vabbè, non sono abituata a usare prodotti così grandi, nel senso che poi mi piace cambiare, però se devo guardare alla convenienza, sicuramente questo è un bel prodottino. E cosa fa? Nutre, idrata, rigenera. Ammorbidisce e nutre a fondo la pelle del viso grazie all'olio di mandorle dolci. L'acido ialuronico stimola la produzione di collagene e l'olio di vinaccioli è il vero segreto per un effetto antiossidante e anti-age. La sua speciale texture è perfetta come base idratante per il make-up. Quindi anche questa è una cosa che mi ha, diciamo, convinto, tra virgolette, a scegliere tra quei kit questo. Perché comunque è un prodotto appunto che posso utilizzare come base per il trucco e quindi ho detto ma sì, cioè rispetto agli altri, adesso non mi ricordo cosa c'era negli altri, mi ricordo che c'era il latte detergente anziché l'acqua micellare e negli altri c'era qualcos'altro, mi sembra una crema notte, non mi ricordo sinceramente, sta di fatto che secondo i miei ragionamenti personali alla fine ho optato per appunto questa, che ripeto come packaging per come si presenta non mi sembra nulla di che, però comunque c'ha anche lei il suo prezzo di 40 euro, per cui speriamo in bene. Poi, appunto, c'era il gel igienizzante in omaggio, questo era a prescindere, che va sempre bene, sono 100 ml. E poi appunto mi hanno proposto di acquistare anche il tonico e siccome io ho un po' la fissa per i tonici, l'ho voluto assolutamente provare. Questo dice che è adatto a tutti i tipi di pelle, tonico viso con estratti di semiduva biologica coltivata a Barolo e aloe vera, rigenera e idrata. Vediamo che cosa dice qui. Idrata e riequilibra la pelle dopo la detersione eliminando eventuali residui di impurità. Indispensabile come base prima del trattamento idratante per una pelle fresca e tonificata. Forma delicata senza alcol arricchita di estratti di aloe vera. E quindi, bah, vediamo. Io, vabbè, gli inci non li ho neanche guardati, ma comunque, insomma, dovrebbero essere buoni inci, diciamo. E quindi speriamo in bene. Non lo so, sembra ovviamente un po' anche questo come packaging un po' sempliciotto, sembra un po' acqua fresca, però non giudichiamo prima di averli provati. Comunque, nel complesso, come si dice, ci sta, nel senso sono soddisfatta perché comunque ho speso pochino. Però ho tutti questi prodotti e non è finita perché me ne stavo dimenticando, ma è una chicca anche questa. Se si pagava con PayPal e io l'avrei fatto a prescindere di questo, in realtà, quindi mi è andata doppiamente bene, regalavano una maschera in tessuto che io adoro le maschere in tessuto, come sapete se mi seguite. E anzi, arriverà anche il video. Adesso non so quando caricherò questo, però mi è stato richiesto da due di voi di fare questo benedetto video sulle maschere viso. Quindi presto arriverà. Portate pazienza. Ovviamente è ricominciato anche il lavoro, quindi si ha un pochino meno tempo. Allora, queste maschere che costano un fottio, perché la confezione, infatti, io l'avevo letto e quando ho visto che ne regalavano una solo pagando con il metodo di pagamento che già io avrei scelto, ho detto no, che figata.
Allora, il pacco che contiene 5 maschere, questa cazzo di luce, ecco qua, costa, non so se vedete, 59 euro. 5 maschere, una follia praticamente, una vera follia, perché vuol dire più di 10 euro a maschera per una maschera monouso in tessuto, quindi che per quanto mi piacciono, io le prendo tutte low cost. Ho la casa piena di maschere in tessuto, ma proprio perché costano poco. Se costassero tutte così, aiuto. Sta di fatto che questa me l'hanno omaggiata. Io speriamo che si ricordino di mettermela nell'ordine. E c'era, quindi ottima cosa. Quindi praticamente con 24,90 euro, sì, mi sono portata a casa un siero, una maschera viso in tessuto, una crema viso da 100 ml. Il gel micellare, il tonico e anche le igienizzate mani. Quindi io direi che mi sento comunque soddisfatta di questi acquisti. Ovviamente sono da provare, però grazie Barò che mi hai omaggiato di questi 50 euro per poter appunto provare qualche vostro prodotto. E per il momento è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente se li avete provati altri o questi o comunque conoscete l'azienda e volete lasciarmi il vostro commento per farmi sapere come appunto vi siete trovati e cosa ne pensate, tutti i commenti sono ben accetti, anzi mi sembra almeno di, capito, di parlare con qualcuno, di condividere qualcosa effettivamente con qualcuno. Anche io magari non guardo tanti video, ma commento poco e poi mi rendo conto che effettivamente come fa piacere a me ricevere anche solo un commentino, anche solo un saluto, credo che faccia piacere a tutti e quindi ogni tanto mi sforzo anche io di lasciare qualche commento alle ragazze che seguo, anche se so che loro lo sanno e indipendentemente sanno che le seguo e che le guardo. Però comunque fa sempre piacere. Quindi se volete appunto dirmi la vostra, commentino giù sotto. E io vi ricordo, non mi piace, sapete che non lo faccio mai, non sono quella che vi viene a dire iscrivetevi, campanellina e tutte queste altre cose. Però ovviamente è gradita l'iscrizione, se vi fa piacere è una cosa che sicuramente anche questa fa molto piacere. E vi ricordo di, sempre se vi va, seguirmi anche su Instagram, perché su Instagram trovate un po' il mio mondo, nel senso che qua si parla prevalentemente di cosmesi, di skincare, capelli, prodotti e quant'altro. Ma su Instagram vedete comunque la mia vita anche, quindi le mie storie del mio orto, il giardino, le ricette di Nicola, i trucchi ovviamente, tutti i miei make-up, qualche video anche tutorial sul make-up piuttosto che sulla skincare, ho nelle storie in evidenza anche consigli per quanto riguarda film e serie TV, gli outfit. Per cui ci sono molte più cose sulla quale poi possiamo dialogare, scambiarci opinioni, più cose da condividere insomma con voi. È un po' il mio piccolo mondo di cose che mi piacciono, diciamo così. E niente, questa volta è davvero tutto. Io vi saluto, vi mando un bacione. Alla prossima. Ciao ciao!